Oggi preparo con voi gli spaghetti con i pomodorini gialli e rossi, facili, facili, gustosissimi. Iniziamo! E allora, per prima cosa, tagliamo i pomodorini rossi in quattro parti. Una volta tagliati tutti, trasferiamo in un piatto. E alla stessa maniera tagliamo i pomodorini gialli. Ecco, uniamo ai rossi e ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo un paio di spicchi d'aglio e li facciamo dorare leggermente. Dorato l'aglio, mettiamo un po' di basilico e subito i pomodorini. Guardate che bei colori. Ora regoliamo di sale. Aggiungiamo una puntina di zucchero, mettiamo un mestolo d'acqua bollente, copriamo e a fiamma media facciamo cuocere per 20 minuti. Bene, visto che l'acqua bolle, la saliamo. E mettiamo a cuocere gli spaghetti. Bene, quando la pasta sarà molto molto al dente, la scoliamo, la trasferiamo in padella. Mescolando e facendo saltare, la facciamo insaporire bene e finire di cuocere, aggiungendo se necessario un po' d'acqua di cottura, che vi conviene tenere da parte. Eccoci qua. Gli spicchietti d'aglio, se volete, lasciateli, io li lascio. Diamo un'ultima mescolata, la pasta è al dente. Spegniamo la fiamma, ancora un po' di basilico. E andiamo ad impiattare. Ecco qua, sopra ci facciamo una bella grattugiata di grana o di parmigiano e non mi resta che assaggiare con voi. Una bontà, mamma mia. Piatto semplicissimo. Fate questa ricetta e fatemi sapere che ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.